Buongiorno TG da Trip TV in collaborazione con la redazione di 0766 News. Oggi è lunedì 30 di ottobre e quindi siamo ormai sempre più in dirittura d'arrivo per le festività natalizie. Ricordiamo che il 2 novembre, il giorno dei morti, scade il bando per il procacciatore di eventi natalizi. Dopodiché, dal 2 novembre all'8 dicembre ci saranno questi 35 giorni di tempo per poter organizzare qualcosa di decente. Ricordo che solo nella vicina Tarquinia già si pensa a Natale con Babbo Natale, da altre parti già ci sono fiere e mercatini pronti in atto. Noi stiamo ancora cercando chi forse riuscirà ad organizzare il Natale a Civitavecchia. Detto questo, che cosa c'è ancora di problemi? Il problema più grosso, a parte la movida e le multe per i vari locali, cosa c'è? C'è che è stata congelata sul nascere l'idea dell'autorità, del presidente dell'autorità portuale Francesco Maria Di Maio per quanto riguarda le navi con l'utilizzo del gas naturale liquefatto, perché secondo nel festival della diplomazia si è concluso ieri a Roma, uno dei temi più importanti, quelli che le navi possono portare per GNL come combustibile, non ha trovato grande aiuto dal presidente della Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori, perché chiaramente se le banchine, anche le navi, devono essere preparate, addirittura col combustibile ancora di più. Quindi è sempre più difficile questa cosa, anche se ricordiamo il nostro amatissimo sindaco rintuzza sempre sul fatto delle banchine elettrificate, cioè ancora insiste, nonostante le varie cose che non ci sono state fatte in questi ultimi tempi e tutti i no che sono arrivati. Un altro allarme, poi veniamo alla politica per chiudere, è stato dato dalla Coldiretti che dice è a rischio la filiera dell'ortofrutta per quanto riguarda la siccità, che aumentano quindi i costi di irrigazione e quindi ulteriormente aumento di assegnazione per ulteriore assegnazione di gasolio agricolo, e qui quindi il problema dei costi e di tutto il resto. Poi l'altra situazione per quanto riguarda l'ospedale San Paolo, che apre le porte ai familiari dei degenti della rianimazione, e questo è importante. Poi i vigili del fuoco che hanno al loro interno, festeggiando l'arrivo di Lucia Taurisano, che è la prima donna del corpo che farà parte del corpo della nostra città, una festa a sorpresa che è stata coinvolta l'associazione Donne in Movimento. Poi c'è stato nel pomeriggio di ieri il ritrovamento di una barca a vela capovolta senza passeggeri. Si cerca un romano di 50 anni, sul posto elicottero, moto d'acqua, dei vigili del fuoco, camion di porto, polizia e intervento anche dei sommozzatori. Poi veniamo alla questione politica: che cosa è mai potuto succedere nel weekend? Praticamente nulla, però di fatto c'è l'ex capogruppo dei 5 Stelle, La Rosa, che dice altra stangata sul comune grazie a Moscherini, perché parla, probabilmente anche a ragione, di un debito fuori bilancio che adesso il comune sarà obbligato a pagare 1.800.000 euro alla BEG, una società che ha presentato il progetto alla Pirolisi, che poi è stato gettato via perché il problema relativo ai rifiuti, del quale poi non se ne fece più nulla. Ora La Rosa dice questo e rinfaccia il discorso alla giunta Moscherini, però magari lo stesso La Rosa si scorda che le tante mani alzate in questi tempi di giunta 5 Stelle, tra qualche anno, che stiamo parlando di roba del 2010, 2009, 2008, più recente possibile, può essere metà 2012 o 2011, toccheranno poi anche a loro capire quali saranno i conti che arriveranno, tutte le cose iniziate, non fatte, dette, non dette, tutti i soldi che dovremo ridare all'Enel, perché c'è 1 milione di euro per 10 anni da restituire, e queste sono le varie situazioni. E poi le altre cose che non va bene, perché ci sarà questo Consiglio Comunale venerdì prossimo, tra 4 giorni, e
semmai si farà l'elezione del Consiglio, del Presidente del Consiglio, c'è il problema de Ors, che ha solleticato anche la fantasia del Pasquino di Civitavecchia, che gli ha fatto anche un sonetto che appunto reclama questo argomento, ormai sono 3 anni e mezzo che va di moda a Civitavecchia, ma se ne parla solo perché di de Ors non se ne vede neanche l'ombra. Altra punzecchiata politica da Fabio Angeloni, che dice Cozzolino non potrebbe non mangiare il panettone. Quindi la maggioranza è in piena crisi istituzionale, Cozzolino potrebbe essere il primo sindaco dei 5 Stelle a cadere. Quindi questo è quello che favoleggia il buon Angeloni, quindi il problema del panettone è un termine calcistico, tutte queste belle cose qui, però di fatto c'è che la situazione a Civitavecchia è quella che è, c'è chi sta in Nepal, ma tornerà tra 15 giorni, c'è chi invece parte per la Cina ed è fortunato che è il nuovo capogruppo dei 5 Stelle, quindi starà via almeno 20 giorni, parte il 15, cioè arriveremo ai primi di dicembre sotto la festa dell'Immacolata per festeggiare con delle luminarie decenti il Natale, ma non avremo fino a quell'epoca la pseudo maggioranza, che comunque arriva sempre fino a 12 dei 5 Stelle, perché poi il tredicesimo voto è quello della Bagnano, che è sempre fuori, quindi non si sa se torna, se non torna, che cosa mai farà. E quindi questa è la situazione di quello che riguarda la parte politica civitavecchese. In tutto questo, per chiudere, il nostro primo cittadino, l'amatissimo Antonio Cozzolino, che fa? Se la prende con le prescrizioni del 97 per le banchine elettriche e ancora inzaga su staffare con le banchine elettriche a Porto. Ma Cozzolino, ma insomma, sei bello laureato, sei ingegnere, ma ancora insisti con queste banchine che tutto il mondo non fa. Cioè è una cosa ridicola. Adesso si attacca alla prescrizione via del 97. Ma quella del 2003 che tu invece ti sei mangiato i 300 milioni dell'eolico? Tramutati in un credito di 2 milioni all'anno di euro per 5 anni per un totale di 10, perché non c'era spazio per l'eolico. Ultimamente hanno fatto vedere bei documentari, una mattina della domenica, io consiglio di andare a guardare su Rivideo, sui canali Mediaset, dove si fanno vedere centinaia di estese di chilometri di mare con le pale eoliche in mezzo. Ci hanno fatto proprio le vie, a destra si va da una parte, a sinistra si torna da quell'altra parte e in mezzo le pale eoliche, per cui dico qual è il problema se qui proprio a Civitavecchia non ci fosse posto per le pale eoliche? Eppure l'inizio di collina ce l'abbiamo, l'inizio di cose di qua c'è, noi invece abbiamo tramutato 300 milioni di investimenti barattati per la miseria di 10 milioni di soldi che servivano alla tua giunta, che ancora manco sono stati spesi perché non riuscite manco a parare quello che sa da fa, e via Enel è tutta contenta che risparmia tutti questi soldi, sbuffa all'infinito perché la centrale sbuffa, nessuno contesta, nonostante che quasi tutta la giunta e quasi tutto il consiglio comunale erano tra gli incatenati contro l'Enel solo nel 2013, 2012, 2014, cioè non abbiamo neanche fatto 5 anni. Quindi, invece di pensare alle banchine elettrificate del porto, pensa alla figuraccia che facciamo a proposito di porto con tutti i turisti che gli facciamo fare giro di Peppe intorno alla Reale, intorno a Forte Michelangelo, per rubargli 2.000 euro andà, 2 euro andà e 2 euro a tornare, invece di farli uscire comodamente, chi vuole andare a piedi ovviamente, o portati col pullman fino all'ingresso del porto, quello storico, l'ingresso quello normale, dal lato Forte Michelangelo. Quindi, quei 4 euro si possono chiedere in un altro modo o avere il coraggio di chiedere direttamente all'autorità portuale invece di fare questa figuraccia di merda perché tutti i turisti se ne vanno via da Civitavecchia presi per il culo perché quando si accorgono, quando tornano che dalla stazione al porto sarebbero solo 600 metri a piedi guadagnerebbero 40 minuti 4 euro e forse ringrazierebbero. Questo è tutto, buongiorno e risentirci a domani mattina alle ore 10.